Di norma, in questa domenica le nostre chiese si riempiono, mentre si rinnova il rito che ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e che segna l'inizio della settimana santa. Uscendo dalle nostre case, facciamo simbolicamente un piccolo tratto di strada per accompagnare il Signore. Questo cammino ci aiuta ad entrare con Lui nel cuore dell'opera della salvezza. Il Triduo Santo, che culmina nella Pasqua di risurrezione, ogni anno ci aiuta a sperimentare il dono di amore di Dio, che attraverso il Figlio, morto e risorto per noi, ha voluto offrire a ciascuno di noi una salvezza e l'inizio di una vita libera e piena. Quest'anno possiamo affermare che stiamo vivendo un movimento opposto. Non siamo noi ad uscire per incontrare e riunirci attorno al Signore, ma è Lui che viene verso di noi per incontrarci e per renderci parte di questa vita nuova che la Pasqua sempre ci ricorda. Abbiamo, non per scelta, vissuto una quaresima di penitenza. Abbiamo modificato i nostri ritmi e le nostre abitudini. Molti di noi hanno sperimentato la nostalgia e il bisogno della celebrazione eucaristica. In troppi hanno toccato con mano la desolazione, il dolore, la sconfitta di fronte a un male insidioso. La solitudine, lo sconforto hanno risvegliato dubbi e domande che sono state ben sintetizzate nella riflessione di Papa Francesco in quella sera piovosa di qualche giorno fa in preghiera davanti al Signore, crocifisso e di fronte all'Eucarestia. Ebbene, fratelli e sorelle, ora è giunto il momento di vivere con il Signore la Pasqua. Ancora una settimana e sarà Pasqua. Il Signore risorto, diremo nella liturgia, ha vinto il peccato e la morte. Se da un lato non dobbiamo perdere la voglia e il desiderio di pregare affinché cessi questa pandemia, dall'altro, dentro il nostro cammino di fede, chiediamo al Signore di far sì che questo tempo, questi giorni, questa settimana, questa Pasqua, ci aiuti a diventare realmente nuove creature in Lui. Ciascuno di noi, nel suo cuore, sa che cosa deve chiedere e in che cosa deve consistere questa rinascita a partire dal Signore Gesù. Certo, la Pasqua non segnerà concretamente una ripresa. Abbiamo bisogno di essere accorti, determinati, decisi nel rispettare le norme offerte e i comportamenti idonei per limitare i contagi. Ma nello spirito e nella fede, però, la luce di Pasqua può, anzi deve, donarci questa pace profonda del cuore. La pace che nasce dall'essere del Signore e con il Signore. La pace che è il dono del risorto, la pace che è la forza per ogni credente. E questa è allora la prima benedizione che vogliamo chiedere al Signore per entrare in questa settimana santa. Un sentito ringraziamento ai nostri bambini che hanno preparato dei bellissimi capolavori disegnando dei rami di ulivo e che quando tutto sarà finito faremo vedere a tutta la comunità. La benedizione che ora invochiamo è per tutte le nostre famiglie, per i malati, per i sofferenti. E di rami di ulivo o di altri fiori e i disegni che avete preparato resteranno nelle nostre case in ricordo di questa giornata e per richiesta di protezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, attraverso un ramo di ulivo hai annunciato a Noè e ai suoi figli la tua misericordia e l'alleanza con ogni creatura. E attraverso i rami di alberi hai voluto che il tuo figlio Gesù fosse acclamato Messia, re di pace, umile e mite, venuto per compiere l'alleanza definitiva. Guarda questa tua famiglia che desidera accogliere con fede il nostro Salvatore e concedici di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il Signore ci conceda di vivere questo momento di grazia, riuniti nelle nostre famiglie e con il desiderio di sentirci sempre più uniti tra noi. E la pace del Signore sia con tutti voi. E buona domenica e buona settimana a tutti.